di vista artistico è ricchissima, è una vera e propria miniera. Abbiamo talenti nel campo letterario, abbiamo talenti nel campo musicale, musica classica, musica rock, musica folk, musica jazz. Abbiamo talenti, abbiamo attori, abbiamo cantanti, abbiamo pittori, scultori. Veramente Latina è straricca. Fino adesso però non siamo riusciti mai a far diventare questi elementi fortissimi, culturali, un motore per la nostra città, un motore anche di tipo imprenditoriale, un motore economico, perché tutto ciò che è stato organizzato fino adesso è stato episodico ed è stato sporadico ed è stato organizzato totalmente grazie all'interesse di questi artisti, che ovviamente dopo un paio d'anni, dopo due o tre anni, visto che tutto ricadeva unicamente sulle loro spalle, hanno dovuto interrompere le varie rassegne interessantissime e anche molto frequentate che loro avevano iniziato. Bene, io voglio che la nuova amministrazione comunale, di cui spero che farò parte, terrà conto di tutto questo, non solo, ma lo farà diventare una vera e propria leva economica per la nostra città. Città come Perugia hanno istituito Umbria Jazz. Umbria Jazz fa vivere tutta una città, fa vivere tutta una regione, adesso c'è anche Siena Jazz. Ma perché gli altri possono farlo e non possiamo farlo noi? Noi abbiamo tutto, abbiamo le risorse umane, artistiche, non abbiamo forse la volontà politica. Ebbene, io sono qui e mi metto a disposizione di questa città e di questi talenti, perché voglio che la mia città diventi progettualmente vincente, perché dobbiamo fare rassegne che diventino una tradizione per il tempo e che diventino poi anche un fulcro, un polo attrattivo, culturale, e quindi lavorando anche con un indotto, con tutto un indotto turistico che farebbe rinascere questa città, possono diventare dei punti di riferimento, ma non solo per la regione, non solo per l'Italia, anche dei punti di riferimento internazionali, perché Latina se lo merita.